Importante giornata domenicale ieri riservata alla Fratres di Mussomeli. Gli iscritti sono stati convocati in assemblea ordinaria annuale per ascoltare le relazioni degli organi dell'associazione relative alla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre 2016. Massiccia la partecipazione dei donatori che hanno potuto ascoltare le relazioni del presidente Enzo Schifano delle tante attività svolte durante l'anno dall'associazione e quelle programmate per l'esercizio 2017. La circostanziata relazione degli organi direttivi ha messo in evidenza l'operosità e l'incisività del sodalizio nel territorio. Un aumento delle donazioni rispetto al precedente esercizio, una crescita del numero dei donatori e la partecipazione alle attività della Fratres. La relazione del Collegio dei Revisori ha confermato la bontà dell'operato del Consiglio Direttivo e la premiazione dei donatori con 10, 25 e 50 donazioni è stata la riprova di un'associazione viva e pulsante, la cui colonna portante sono i donatori Fratres. Il costante impegno del presidente Schifano e del consiglio direttivo tutto, ognuno per la propria parte di competenza, hanno dato ottimi risultati che hanno strappato applausi e compiacimenti. Presidente Schifano, nuovo look della Fratres. Sì, nuovo look, è il look che ci ha consigliato la Consociazione Nazionale e ora tutti i gruppi Fratres nazionali dobbiamo indossare nelle assemblee e nelle occasioni ufficiali la divisa della Fratres, che è il colore bianco rappresentato dallo stemma della Fratres. Una divisa coordinata. Coordinata, sì, come tutti gli altri gruppi hanno proprio, non imposto, ma suggerito di avere la divisa della Fratres nelle rappresentanze ufficiali. Numerosi gli iscritti alle Fratres presenti e fra qualche istante ha inizio l'assemblea con le relazioni del presidente Schifano. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti all'assemblea Fratres 2017. Come vedete, quest'anno la novità dell'abbigliamento che il Consiglio Nazionale ci consiglia di indossare nelle assemblee ufficiali. E iniziamo come di solito con la preghiera prima di ogni nostra riunione e poi passeremo alla lettura dell'ordine del giorno. Ci mettiamo ad in piedi. Come sapete, perché la preghiera, lo diciamo sempre, la nostra associazione è profondamente di ispirazione cristiana, quindi nulla toglie a chi non è cristiano di fare parte e di essere un donatore, ma per noi cristiani assume un aspetto molto più importante il donare il sangue, quindi in una lettura cristiana, e tutto il nostro agire da cristiani va sempre preceduto e affidato al Padre, quindi nella preghiera. Perché non c'è cristiano che non incontri difficoltà, che non abbia delle difficoltà nella vita quotidiana. E l'arma migliore per superare le difficoltà è la preghiera. Non perché ce lo dicono i sacerdoti, ma ce l'ha detto Gesù Cristo stesso. Nel momento più difficile si è recato all'orto degli ulivi a pregare. Quindi il senso di pregare anche questa sera è anche questo. Non che noi in questa assemblea chissà quale difficoltà dobbiamo incontrare, anzi, questo è un momento di gioia e di gloria a Dio perché siamo qua. Ma pregheremo per noi e per tutti i donatori principalmente, anche per quelli che sono assenti e per quelli che sono in difficoltà. Quindi anche il senso della preghiera è questo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Diamo parola a te. Allora, passo a leggere l'ordine del giorno. Come primo punto abbiamo le relazioni sociali del Presidente, subito dopo ci sarà la presentazione del bilancio consuntivo al 31 del 2016 e quello preventivo del 2017, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, poi ci sarà un dibattito, approvazione del bilancio delle relazioni e successivamente la premiazione di tutti i donatori che hanno raggiunto la decima, la venticinquesima e la cinquantesima donazione. Passo a leggere, e giustamente Calogero dice, poi avremo un aperitivo qui alla mia sinistra e successivamente poi ci sposteremo nella saletta attigua al ristorante per restare assieme qualche oretta. E passo a leggere la relazione, se ci riesco, del 2016. Relazione a attività svolta nel 2016. Il gruppo donatori di sangue Fratres di Mussomeli ha raggiunto nel 2016 degli ottimi risultati. Si sono realizzate diverse attività per la diffusione della cultura della donazione del sangue e ciò, assieme alla preziosissima disponibilità dei donatori, ha consentito di mantenere alto il numero delle donazioni. Il costante lavoro svolto dal consiglio direttivo, con l'aiuto dei volontari e con l'ausilio dei sanitari del centro di raccolta di Mussomeli e dal centro trasfusionale di Caltanissetta ha contribuito a portare complessivamente al 31 dicembre 2016 716 donazioni di sangue intero, 36 in più rispetto all'anno precedente. Un risultato che si è rapportato al numero degli abitanti di Mussomeli, pari a 10.780, evidenzia una media di 66 sacche per ogni 1.000 abitanti. Rappresenta pertanto motivo di soddisfazione, orgoglio per una media per il gruppo, l'aver superato la media di autosufficienza di sangue in Italia, che è di 40 sacche per ogni 1.000 abitanti. Perciò un ringraziamento particolare va al capogruppo Calogero Gengo e al personale medico e infermieristico del centro raccolto di Mussomeli. E proprio qui in sala con noi c'è Carmelina Vilena, che da qualche mese fa proprio parte del centro raccolto, a cui veramente si è dedicata in maniera, e quindi chiedo di fare un applauso proprio per lei. Sulla donazione c'è da evidenziare che la raccolta presso il centro del Pio di Mussomeli è stata effettuata soltanto nei giorni di giovedì e sabato, non essendo stato possibile effettuare delle donazioni straordinarie domenicali. Siamo comunque orgogliosi di annunciare che poche settimane fa è stata abilitata l'attività del prelievo la dottoressa Rossella Leggero, membro del gruppo di Mussomeli, e che con la collaborazione mia e di Sebastiano Nisi, entrambi infermieri del membro direttivo, da quest'anno effettueremo diverse donazioni domenicali per dare la possibilità di recarsi al centro di raccolta a quei donatori che per impegni lavorativi hanno comunicato la disponibilità di donare solo nei giorni festivi, tant'è che già il 29 di gennaio abbiamo fatto la prima domenica di donazione straordinaria. E quindi calendarizzare almeno 6 donazioni domenicali al fine di incrementare il numero di sacche che la nostra associazione conferisce all'azienda sanitaria. In questa sede vogliamo ringraziare oltre la dottoressa Rossella Di Giovanni, che purtroppo per impegni personali non è qui con noi, e voglio ringraziare il socio collaboratore Carmelo Lucera per l'attività di accompagnamento e di ristoro dei donatori subito dopo nella giornata di giovedì, e i volontari della locale Misericordia, anch'essi impegnati nella stessa attività nelle giornate di sabato. Quindi il giovedì ad accompagnare i donatori c'è sempre Carmelo Lucera, il sabato troverete quasi sempre o sempre i volontari della Misericordia. Un applauso a Carmelo.
Nel 2016 il numero dei donatori attivi è di 420 contro i 414 dell'anno precedente. Il numero dei donatori iscritti nell'anno è di 37, mentre i 31 sono quelli che per esclusioni dovute a problemi di varia natura o presumibilmente di limite d'età hanno perso la qualifica di donatore. Come vedete abbiamo avuto un incremento di 37 nuovi iscritti, ma purtroppo ne abbiamo persi 30. Tale risultato rappresenta per questo consiglio direttivo un forte stimolo nell'impegno alla diffusione della cultura del dono ed è anche motivo di maggiore entusiasmo che ha come fine il coinvolgimento di nuove persone nella donazione del sangue. Come ogni anno sono state programmate e realizzate una serie di attività. A gennaio abbiamo acquistato e messo a disposizione del locale centro di raccolto un nuovo emoglobinometro con relative cuvette per la rilevazione dei valori dell'emoglobina prima della donazione, poiché non è più possibile avere cuvette per quelle in dotazione in quanto ormai fuori produzione e l'ASP non ancora è stata in grado di fornirci un nuovo. Quindi siamo stati costretti a comprare l'emoglobinometro, se no ci dovevamo fermare per fare le donazioni, perché l'ASP ha bandito una gara e gli sono stati forniti dei emoglobinometri che non funzionano. E quindi, con tutte le cose. Sempre a gennaio abbiamo preso parte, assieme alle altre associazioni, ai sindaci del territorio, alla popolazione e alla manifestazione cittadina con la chiusura del punto nascita del locale ospedale. A febbraio si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci, durante la quale, oltre a relazionare sull'attività e sui bilanci, la Fratres ha premiato i donatori che si sono distinti nella donazione, realizzando rispettivamente la 10ª, la 25ª e la 50ª donazione. Il 19 marzo è stato organizzato con il consiglio con la misericordia presso la sede del Castello Mongibella, la tavola di San Giuseppe, alla quale hanno preso parte diverse persone del paese solo e bisognoso. È stato un momento conviviale di aggregazione, con balli, canti e divertimenti, all'insegna della solidarietà, attorno a una magnifica tavolata in bambini di tutto il mondo, dai volontari e dai donatori delle due associazioni. Sempre a marzo, assieme alle altre associazioni aderenti alla consulta dell'associazione, abbiamo partecipato alla giornata del maestro, prestandoci alla vendita di gardeni e quindi trovate andato interamente all'associazione con la scheda sul mondo. A maggio siamo stati presenti all'Assemblea Nazionale Frate, che si è tenuta a Fiuggi, nel corso del quale sono state presentate le relazioni del Presidente e dell'Amministrazione Nazionale, e nel quale si è discusso sulle proposte in merito al Fondo Nazionale Unità di Pacco. A giugno si è svolta la consueta pedalata ecologica, organizzata assieme al locale gruppo di sportivo ciclisti. In questa occasione sono state distribuite alle centinaia di partecipanti una maglietta ed un cappellino, con sovrimpresso il logo della Fratres, lo slogan, insieme con l'Inter. Il 14 giugno, in occasione della giornata mondiale del donatore, abbiamo organizzato una giornata di sensibilizzazione e di prevenzione all'ipertensione. In uno spazio riservato all'interno del mercato settimanale, abbiamo allestito uno stand nel quale invitavamo la popolazione alla misurazione dei valori pressori e distribuivamo materiale informativo all'utenza. Nel mese di luglio abbiamo organizzato la seconda edizione della manifestazione con la musica nel sangue. È stata una piacevole serata, svoltasi in via Palermo, con l'esibizione della band Medea. Durante la serata, grazie anche alla collaborazione della curva del tabaccaio di Scacco Manti, abbiamo distribuito a partecipanti pane con panelle e frittelle con panelle. Abbiamo partecipato inoltre con il nostro stand al primo meeting del volontariato, predisposto dalla consulta comunale dell'associazione dalla quale facciamo parte. Sempre a luglio abbiamo provveduto al rinnovo della convenzione con l'ASP di Castellaneta, inerente all'attività di raccolta di sangue. Il primo novembre ci siamo recati in corteo, assieme alle istituzioni e alle confraternite, presso il cimitero, deponendo una corona di fiori sulla tomba sociale Fratres Misericordia. Mentre a fine mese, presso la Chiesa Madre, il gruppo ha voluto ricordare i propri donatori defunti con la celebrazione di una Santa Messa il loro suffragio. Nel corso del 2016 abbiamo predisposto il rinnovo del nostro impegno annuale all'organizzazione Nation per il mantenimento di una dotazione a distanza. Si è provveduto altresì a predisporre e a presentare la pratica per l'accreditamento della Fratres Mussomeli quale servizio civile, augurandoci che già dal prossimo anno diversi giovani possano avere la possibilità di collaborare con la nostra associazione per la diffusione della cultura del dono del sangue. A fine anno abbiamo voluto ringraziare i donatori nel corso del 2016, hanno contribuito a realizzare le 700 donazioni, regalando loro un calendario e un gadget personalizzato. Abbiamo inoltre provveduto all'acquisto dell'abbigliamento associativo, in particolare dei giubbotti, al fine di omologarci all'immagine coordinata dalla Consociazione Nazionale,
nella partecipazione di eventi pubblici, mentre le felpe e i cappellini sono stati forniti dal Consiglio Provinciale di Frate di Caltanissetta, nella persona del suo presidente, Claudio Rogello, che ancora una volta ringraziamo. Vogliamo ricordare che la Frates partecipa regolarmente alla ripartizione dei fondi dei 5 per 1000 destinati all'associazione di volontariato. Pertanto, invitiamo i nostri soci che in sede di dichiarazione dei redditi possono elargire gratuitamente alla Frates la quota del 5 per 1000, semplicemente inserendo nell'apposito spazio del codice fiscale dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, visti i buoni risultati complessivi, si ritiene soddisfatto di quanto è stato fatto nel corso del 2016 e si augura per il futuro di continuare ad operare seguendo la scia di dedizione al prossimo tracciato dei consigli che ci hanno preceduto. Insomma, il 19/2/2017. Presidente, Enzo Domenico. Questa è la sua domanda. Passiamo alla lettura della relazione per le attività da svolgere nel 2017. L'obiettivo che il gruppo donatori di sangue si propone per il 2017 è quello di soddisfare le richieste di sangue che pervengono per l'ASP di Caltanissetta e non solo, e di continuare, grazie ai nostri donatori di sangue, a sostenere i vicini centri trasfusionali, giornalmente affollati da talassemici, e infatti grazie a loro che numerose vite umane sono state salvate in passato. Al fine di sensibilizzare i singoli cittadini verso la problematica della donazione del sangue e aumentare ulteriormente il numero dei donatori volontari, è in corso di elaborazione un programma di attività, meeting e convegni, giornate di studio e manifestazioni, incontri sull'educazione sanitaria, sulla donazione in tutti i suoi aspetti. Saranno elaborati nuovi progetti di sensibilizzazione rivolti alla collettività da realizzare nel corso dell'anno 2017. Contiamo di attivare tutto ciò grazie alla collaborazione dei medici, psicologi e personale qualificato, anche tra i nostri volontari, che insegneranno, soprattutto ai ragazzi, come vivere in comunità da volontari. A tali incontri desideriamo invitare anche i vari gruppi Frates e limitrofi, sia per attivare l'attenzione della cittadinanza sull'importanza della donazione del sangue, ma anche per confrontarci con gli altri gruppi, ampliando così, attraverso lo scambio di esperienze, il nostro bagaglio. In questo modo contiamo di invogliare giovani e meno giovani all'esperienza della donazione del sangue, degli organi e del midollo. Vediamo nel rapporto con i giovani, specie attraverso la scuola, un canale preferenziale da approfondire e curare con molta dedizione. Saranno proposti degli incontri di sensibilizzazione e dei progetti di formazione alla cultura della donazione, da realizzare presso le scuole di Mussomelio, Regionalia, Geometra, Agraria e Liceo. Già abbiamo preso accordi con i vari direttori di istituto, dirigenti di istituto. Evidentemente sempre con il supporto del medico di gruppo. Durante gli incontri verranno distribuiti Debians, stampati schede e questionari che certamente creeranno delle opportunità di dialogo e di incontro fra i giovani della nostra associazione, e ciò verrà fatto anche nelle scuole guida, lungo quasi l'obbligo di frequentazione per i neo diciottenni. Evidentemente tutti i ragazzi al 18° anno la prima cosa che pensano è di iscriversi per la patente di guida, e quindi faremo trovare un librettino assieme nelle autoscuole. Altro obiettivo è quello di creare nuovi spot pubblicitari educativi, informativi e cortometraggi sulla donazione del sangue per la diffusione di messaggi promozionali attraverso l'uso di moderni mezzi di comunicazione, quali giornali, radio e televisione, organizzati in modo tale che l'informazione e il messaggio possano essere accolti dalla popolazione e creino in esse la coscienza che la donazione del sangue è un dovere sociale. Come sappiamo, far volontariato nella donazione del sangue richiede competenza, efficienza e spirito di servizio, tutte qualità che debbono potersi ottimizzare con iniziative periodiche di formazione e informazione. Per tale motivo si farà il possibile quest'anno per organizzare e partecipare a corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili del gruppo e per i volontari, al fine di far circolare una serie di informazioni, poter meglio organizzare le varie attività e essere preparate sulle problematiche istituzionali, burocratiche che caratterizzano appunto il volontariato moderno. Tali corsi inoltre ci daranno la possibilità di utilizzare le informazioni per l'implementazione, il miglioramento del nostro sito internet e per la creazione di un gazzettino della razza. Giusto appunto, ieri Calogero e Salvatore Ferro sono stati a Catania proprio per un corso di aggiornamento e di informazione. Organizzeremo diverse donazioni domenicali, poiché grazie all'abilitazione del prelevo del nostro medico del gruppo Rossello di Giovanni, con la collaborazione mia e di Sebastiano Nisi e di tutto il direttivo, possiamo dire che quest'anno curerà l'attività di raccolta domenicale presso il centro raccolta dell'ospedale di Mussomelio in totale autonomia,
consentendo quindi ai donatori che per motivi lavorativi sono impegnati nella settimana di donare appunto nelle domeniche. Quindi già nello scorso mese, 29 gennaio, abbiamo effettuato la prima raccolta domenicale raccogliendo un totale di 15 sacche di sangue. È chiaro quindi che con l'aggiunta di queste giornate festive di donazione e con la collaborazione costante dei donatori sarà possibile incrementare ulteriormente il numero di sacche raccolte nell'arco dell'anno. Sicuramente anche quest'anno saremo impegnati in prima linea nell'organizzare la consueta tavolata di San Giuseppe, invitando a partecipare persone di stato di bisogno e solitudine. E pertanto chiedo anche a voi, chi volesse partecipare all'organizzazione di Cibari per quanto riguarda la festa appunto della tavolata di San Giuseppe, basta farcelo sapere. È inoltre nostra intenzione continuare a mantenere aperto un canale preferenziale per la sensibilizzazione alla donazione del sangue con i locali gruppi sportivi, organizzando in simbiosi diverse manifestazioni sportive in modo da far veicolare l'invito alla donazione del sangue. Di certo riproporremo la classica pedalata ecologica del 2 giugno con il locale gruppo sportivo calcistico. Non mancheranno tra l'altro tra attività di svago per i soci, una gita sociale da organizzare in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia e una serata musicale da organizzare in piazza, così come fatto nei due anni precedenti. Continueremo a partecipare con due nostri delegati alla consulta comunale dell'associazione, mentre a novembre verrà riproposta la giornata del ricordo dei donatori defunti, facendo organizzare una santa messa in loro suffragio. Il 2017 sarà quindi un anno denso di attività che ci vedrà impegnati verso un servizio sociale di notevole entità, rivolto soprattutto a chi sa. Il sole 19 luglio 2017.